Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver. Prosegue il nostro viaggio di avvicinamento al principio effettivo, quello giocato, dell'avventura di Dark Souls 2. Ci sono ancora due piccole cose da andare a ripescare nella nostra memoria legate a quello che la From ci dice di Dark Souls 2, inteso come viaggio nella memoria, che è quello che giustificherà molti degli errori che noi siamo convinti di percepire come tali. È vero, ve lo ricordo, il discorso di concepire tutto come un ricordo in un posto dove il tempo è distorto sa di paraculata nella paraculata. Effettivamente può anche essere così, però se noi vogliamo dare un'interpretazione al gioco dobbiamo darla sul materiale che noi abbiamo. E l'errore nostro è questo, perché noi siamo qui sempre a parlare degli errori della From, ma non dei nostri. Il nostro errore è proprio quello, come abbiamo già detto, di non tenere a mente tutti gli elementi. Andiamo tanto a rompere le scatole per il fatto che manca la lore di questo, basterebbero due altre righe di testo, però noi altre informazioni le avevamo già. Informazioni che sono arrivate molto 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 prima del gioco. Questo è fortunatamente una cosa che si può andare a ripescare nella memoria, però purtroppo è anche un errore della From, perché dare una nozione importante, sebbene non indispensabile, molto tempo prima dell'uscita del gioco e poi relegarla lì, secondo me è stata una svista, nel senso che noi siamo stati assaliti, fra virgolette, da delle immagini fantastiche di un filmato di presentazione legato all'annuncio dell'uscita di Dark Souls 2. Un filmato che tutti noi ricordiamo per una cosa in particolare, una cosa che ha fatto incazzare molti, molti giocatori. Vediamo se ve la ricordate. Ora il filmato vi è chiaro, vi è tornato alla memoria. In questo filmato noi vediamo una cosa importantissima, però ci ricordiamo dei manichini, dei fighissimi manichini e della loro bellissima maschera, quella cosa che ci ha fatto tanto incazzare quando, arrivati nel maledetto mulino avvelenato, ci siamo ritrovati a trovare il set del manichino, la maschera più che altro del manichino, e scoprire che era una cosa immonda, che non c'entrava nulla con la cosa più figa che sia stata concepita per Dark Souls 2. Questa cosa ci ha fatto del male moralmente. Però questo video andrebbe ricordato per qualcos'altro, che è la nozione più importante che ci dava. E l'immagine che ci interessa in questo caso è questa. Vi ricordate l'incontro dell'Araldo con il cavaliere di Faram? Questo cavaliere su cui abbiamo fantasticato, che poi abbiamo trovato in un cantuccino il cadavere nel castello di Drangleich. Ecco, in questa immagine vediamo l'Araldo che affida la piuma. Ve la ricordate la piuma? Eccola, è lì, nella mano di Faram. Questo vuol dire che il nostro viaggio, quello che noi intraprendiamo con Dark Souls 2, è già stato compiuto da qualcuno. Qualcuno che non è riuscito a tener vivo il ricordo, perché Faram ha fallito. Quindi, anche quando noi avremo contatto con l'Araldo per la prima volta, che ci chiederà se saremo il prossimo monarca o solo uno dei tanti di passaggio, si riferisce a cose come queste. Perché una delle cose più belle di Dark Souls, anzi di tutti i Souls, è il fatto che la storia ci viene sì fatta vivere individualmente, nel senso che il protagonista del gioco siamo noi, ma la cosa spettacolare è che ciascun giocatore fa parte dell'insieme previsto dal gioco, nel senso il gioco stesso ci dice che non saremo l'unico non morto, l'unico prescelto, l'unico cavaliere, l'unico zio che arriverà in questo luogo per risolvere la cosa. Noi saremo uno dei tanti e ogni singola avventura sarà una storia da raccontare, una storia che non avrà alcuna importanza. Questo lo scopriamo appena cominciamo a giocare, poco prima della creazione del personaggio. Quindi, secondo me, è un elemento importantissimo. Un'altra cosa che dobbiamo ricordare prima di cominciare a prendere il pad in mano è dovuta all'inizio dei tre giochi. Nei tre giochi noi abbiamo tre identità diverse. Nel primo, in Demon Soul, siamo un essere umano con un suo background che noi scegliamo, un nobile, un cavaliere, un venditore di panini, che arriva nella terra di Boletaria, sacrifica la sua vita per poter avere accesso al Nexus e cominciare la sua avventura. Il loop temporale del gioco, che quando ricomincia da capo ci dà il benvenuto di nuovo al Nexus con le stesse frasi, acquista un significato diverso, profondo, che gli altri due giochi
non hanno avuto così brillantezza nel riproporre. Secondo me, dei tre giochi, quello che ha il dialogo di benvenuto che più si presta al New Game Plus resta Demon's Souls. La cosa si ripropone anche in Dark Souls. Stavolta abbiamo un background, sappiamo qualcosa del nostro personaggio, anche se quando lo ritroviamo nel rifugio del non morto in questa cella, non sappiamo perché ci sia finito. Ci sono cose che non ci vengono spiegate, così anche se poi possiamo specularci sopra e creare noi una giustificazione per la cosa. Ma sappiamo comunque che il personaggio può essere un piromante, un cavaliere, possiamo arrivare già con un background nostro anche qui. Senza che sia una storia per forza dettagliata, ce la possiamo costruire nella nostra testa. Mentre invece il personaggio di Dark Souls 2 arriva ai cancelli di Dranglaith, li varca, sprofonda in questo abisso e quando cominciamo ad assumere il controllo, scopriamo che non ha alcuna identità. Siamo noi a crearla l'identità, ma solo dopo. E vedremo il perché, perché secondo me ha un significato molto, 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 molto profondo il fatto che non abbia un'identità, una personalità, un nome. Il nostro personaggio arriva solo con quattro stracci, non ha nient'altro, nemmeno se stesso. Una cosa, una privazione che nessuno ha mai subito. Quindi il nostro personaggio privo di identità avrà un ruolo molto molto particolare in questa storia, perché persino questa non è una scelta casuale, non è solo una scelta particolare e diversa dal solito, è una scelta che ha un significato preciso, che noi possiamo anche interpretare. Questa cosa del ricordo ci è, diciamo, nell'arco dei vari giochi, stata riproposta, perché se noi ci ricordiamo, abbiamo dei personaggi che ci raccontano i fatti come stanno fino al nostro arrivo, le cose che noi non sappiamo e via dicendo. Diciamo che abbiamo diversi ciceroni nel gioco, a partire dai vari Crestfallen che si ripropongono, che ci con somma sincerità ci illustrano il disfattismo che ci aspetterà, così come abbiamo la fanciulla in nero, oppure abbiamo altri personaggi molto più vicini alla tessitrice del filmato iniziale di Dark Souls 2, che rappresenta il mitologico demiurgo, colui che tira le fila del destino. Lei ci comincia a tessere questa trama, e il ruolo di tessitrice, secondo me, non è per niente casuale, non è un'attività secondaria. Perché gli altri personaggi uguali a lei del gioco o simili se ne stanno con le mani in mano di fronte al fuoco e lei invece no? Perché il ruolo di tessitrice sta a significare che ci sarà una trama nel destino, una trama che per noi non avrà importanza, perché noi andremo a vivere un ricordo. Per cui tutte le inesattezze, tutte le nebbie, tutte le cose confuse saranno perché il ricordo è confuso. Lei probabilmente vuole farci fare qualcosa che è predestinato a noi. Noi diventiamo una marionetta nelle mani del destino. E vi ricordate in un passato neanche troppo lontano chi è che ce la raccontava un po' per farci fare quello che voleva, per raggiungere il proprio scopo? Beh, andate avanti un pochino con il video o un pochino indietro con la memoria. Ma Trump! Trump, ma stai sempre a dormire! Oh, cribbio, che faccia! Sbrigati a tirarti assieme, là fuori stanno parlando di nuovo di noi. A te l'emozione ti gioca brutti scherzi, eh? Beh, io per questo tuo problemino ti consiglierei di farti vedere, ma da uno bravo. Dovresti cambiare la tua dieta. Non puoi continuare a ingoiare e sputare, non morti. Vabbè, ci vediamo poi, eh? Che è meglio. Oddio. E questo breve intermezzo ad alta definizione è servito per ricordarci dell'esistenza dei serpenti primordiali, coloro che ci circuivano
sia nel bene che nel male, o in una cosa che in realtà questo equilibrio non ce l'aveva, questa divisione netta non ce l'aveva, ci portavano a fare quello che volevano loro. E fondamentalmente quello che vogliamo fare noi non è previsto. Noi abbiamo la scelta della strada, di quanto tempo metterci a completare una run, di quante cose saltare, abbiamo molte cose facoltative. Dark Souls 2 ci lascia molto molto più liberi, pur non essendo un gioco open world, ci lascia molto più liberi nelle scelte di quello che noi possiamo immaginare. Nel prossimo video noi affronteremo quelli che sono gli aspetti di pregio e difetto presentati ai giocatori nel gioco. Questi dati li ho raccolti tramite un sondaggio fra vari giocatori, quelli che giocano e partecipano al forum di Dark Souls Italia su Facebook, che mi hanno dato una mano e ringrazio nuovamente. E vedremo appunto questi pregi e questi difetti alla lente di ingrandimento, come vanno ad incastrarsi nella trama del gioco. Perché il personaggio che arriva al principio del gioco si ritrova un percorso dritto davanti a sé che lo porta verso la creazione del personaggio. Ma con un po' di attenzione, anche chi, diciamo, non è abituato a giocare i vari Souls può accorgersi che ci sono delle azioni secondarie che possono premiare con una moneta arrugginita, che possono premiare con la morte se andiamo ad attaccare i piccoli coboldi che girano nell'erbetta lì attorno, riservandoci una brutta sorpresa. Possiamo cadere nel vuoto dell'acqua, possiamo raccogliere un item prendendo un passaggio segreto, possiamo addirittura prendere una via secondaria e trovarci di fronte un bestione di ogre per raccogliere una resina dorata. Tutto questo prima di arrivare alla creazione del personaggio. Questi fatti secondari sono un darci il benvenuto in quello che sarà lo sviluppo del gioco, perché è un riassunto in piccolo di quello che ci aspetta, la disfatta, premi discutibili che forse tante volte non valgono nemmeno la candela del sacrificio che stiamo per compiere, e una strada dritta che ci porterebbe tranquillamente al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo sarà entrare in questa casa dove Millibeth ci illustrerà che le donne che abbiamo di fronte, che ci deridono in continuazione durante la nostra creazione del personaggio, fatta di ricordi. Ti ricordi come ti chiami? Prendi questa effigie, sforzati, concentrati, è una tua immagine, si ricorda di te. E Millibeth ci dice che queste sono le guardiane del fuoco. E noi, se abbiamo giocato Dark Souls 1, ci ricordiamo di loro. Quindi il benvenuto nel ricordo è tutto confermato da questi elementi. Noi siamo in una sorta di limbo, una sorta di coma, e se guardiamo la fase di tutorial del gioco, quello che va dalla creazione del personaggio fino a Majula, possiamo vederlo come una sorta di limbo, come una sorta di coma del nostro personaggio, una fase di incoscienza dove l'embrione del nostro personaggio ha cominciato a prendere la sua identità. Siamo in una sorta di ventre materno, buio, e non per nulla anche l'immagine stessa che si apre davanti a noi, quella fessura con la luce, può rappresentare la fine del tunnel, l'uscita dal coma, la nascita del nostro personaggio fino a quella che sarà la sua casa, che sarà Majula. Noi possiamo incontrare nel tutorial varie difficoltà, ma le possiamo anche evitare tutte. La nostra nascita può non aver luogo, noi nel coma possiamo addirittura cambiare identità, cambiare sesso tramite la fatidica bara, che potrà avere un suo significato come vedremo più avanti. Quindi questo piccolo cammino del tutorial ha un grosso significato nella fase del ricordo, perché noi qui prendiamo dimestichezza con quella che sarà la conquista della luce, delle torce. Una cosa che noi ci ricordiamo è che nello sviluppo del gioco le torce dovevano avere un ruolo ben più importante. Qui purtroppo ci siamo ritrovati ad avere un ruolo molto molto secondario. Fatto questo piccolo cammino del tutorial, evitabilissimo, noi riceviamo come premio la luce. Noi veniamo al mondo e questo mondo ci accoglie con un item. Un item che a sua volta è un ricordo. Noi, appena prima di entrare a Majula, sulla sinistra troviamo una benedizione divina, ricordo di Guinevere, e sulla destra, se cadiamo nel dirupo, il binocolo, elemento importante nell'esplorazione di Dark Souls. Quindi, qualsiasi strada noi scegliamo, ci imbattiamo in ricordi. Bene, ora noi siamo arrivati al falò di Majula. Siamo al cospetto dell'Araldo di Smeraldo e la nostra storia continuerà nel prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima!